Ciao a tutti da Vittorio. Già ieri sera ho parlato dell'arbitro, però stamattina ho rivisto la partita. Devo dire che l'arbitro è stato disastroso. Dal primo minuto in poi, quando quelli dello Sturm Graz hanno iniziato a picchiare, l'arbitro ha immediatamente dimostrato i limiti e gli austriaci l'hanno capito e hanno picchiato per 90 minuti senza ricevere un cartellino rosso. E a proposito del cartellino rosso di Lazzari, l'ho rivisto. Ieri sera ho detto che Lazzari è stato ingenuo. Oggi ho visto che Lazzari non tocca minimamente l'avversario, non è mai secondo giallo, non è mai cartellino rosso. E il VAR dimostra i propri limiti, perché essendo secondo giallo e non rosso diretto, non può intervenire e non può scagionare Lazzari. E quindi mi chiedo il VAR a che cosa serve se un arbitro impresentabile rovina la partita senza che il VAR possa dire niente? Malissimo. Però bisogna parlare anche delle cose che ieri sono andate bene, perché secondo me ieri le cose sono andate molto bene. E andrebbero molto bene anche per me se mettessi mi piace a questo video. Ovviamente se ti piacciono i miei video ti chiedo di mettere mi piace, mi aiuti tantissimo e se non sei iscritto fallo subito, perché ogni giorno caricherò almeno due nuovi video sulla Lazio. E la cosa positiva è che la Lazio non è cascata nel tranello dello Sturm Graz. Gli austriaci si sono rondonati dopo l'espulsione di Lazzari e probabilmente si sono detti: ragazzi, continuiamo così che questi finiscono in 5. La Lazio invece è stata brava nella ripresa a calmarsi e non concedere nessun pretesto per un altro cartellino giallo. Uno Sturm Graz che si è dimostrato di una scorrettezza incredibile, ma contenti loro, questo è il calcio, si va avanti. La Lazio meritava la vittoria nonostante l'inferiorità numerica e questo è sicuramente un fattore importante. Adesso, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo vuoto, bisogna vedere chi recupererà per domenica prossima, un'altra partita importante contro l'Udinese. Però il bicchiere mezzo pieno ci dice che in 10 la Lazio stava portando a casa 3 punti contro lo Sturm Graz. E secondo me merito è anche di Maurizio Sarri, perché dopo il pareggio contro lo Sturm Graz, Sarri ha cambiato schema e la Lazio ha giocato con uno schema assurdo, 4-2-3, perché ha fatto uscire due centrocampisti, Basic e Luis Alberto, e ha messo dentro Felipe Anderson e Vecino, per cui la Lazio è passata dal 4-3-2 al 4-2-3. E i risultati si sono visti. Sì, la Lazio era sbilanciata, abbiamo preso dei contropiedi, ma è anche vero che la Lazio ha gestito il pallone in inferiorità numerica e creato tante chance. Come ho detto nell'altro video, Felipe Anderson ha avuto due, tre palle veramente clamorose. Fosse stato un Felipe Anderson più decisivo, adesso saremmo parlando di una vittoria incredibile in inferiorità numerica. Sarri ha rischiato, la squadra ha risposto presente e questo è un altro dato importante, perché ripeto, una situazione del genere con un arbitro che ti fischia tutto contro, con un rosso ingiusto, rischi di prendere un'imbarcata e invece la Lazio ha giocato e cercato di fare la partita come le grandi squadre. Detto questo, secondo me uno dei motivi per cui la Lazio non ha vinto è l'ingresso di Cancellieri. Ciro Immobile, non so se si è visto la televisione, stava zoppicando, era 10 minuti che zoppicava, si vedeva che non poteva andare avanti, ha stretto i denti, però Sarri a un certo punto lo ha tolto, ha messo Cancellieri che ha fatto il centravanti e lì la Lazio ha perso l'equilibrio, ha perso la fase offensiva, perché purtroppo Cancellieri non riusciva a tenere palla e non riusciva neanche a fare la fase difensiva. Quelli dello Sturm Graz se ne sono accorti e hanno praticamente non più marcato Cancellieri e portato un giocatore più avanti e preso il controllo del centrocampo. Ecco, Cancellieri deve crescere in quel ruolo perché al momento è lui l'alternativa a Ciro Immobile e quando è uscito Ciro purtroppo la Lazio ha perso il punto di riferimento davanti e uno che dà una mano, perché una delle cose che non bisogna dimenticare di Ciro Immobile è che Ciro si sacrifica tantissimo. Anche in fase difensiva Ciro è bravissimo e ti aiuta in fase difensiva, cosa che ieri Cancellieri non ha fatto e si è visto purtroppo, si è visto tantissimo. Ovvio, servirebbe un altro Vice Immobile, dubito che a gennaio arriva, dobbiamo adattarci con quello che abbiamo e quindi mi aspetto dei passi in avanti per Cancellieri. Intendiamoci, ieri non era facile, era una partita dura. Sturm Graz si è dimostrato una squadra molto dura da combattere. Cancellieri è entrato in un momento difficile perché molti giocatori della Lazio erano stanchi, potevano aiutarlo poco, lui doveva fare qualcosina in più, non c'è riuscita. Ci sta, è giovane, in un ruolo non suo, in una competizione europea complicata, non ti potevi aspettare tantissimo da Cancellieri, però un pizzichino di più lo volevo vedere, come volevo vedere qualcosa di più da Felipe Anderson. Però bisogna dire che tutto sommato è ancora tutto aperto. La Lazio deve puntare al primo posto e può ancora puntare al primo posto perché siamo tutti a pari punti in classifica. Fino
Feyenoord si è fatto ancora una volta fermare dal Midtjylland e la Lazio adesso ha la possibilità ancora di vincere il girone. Ovviamente bisogna vincere la prossima partita in casa e verosimilmente andare in Olanda e portare a casa punti. Bisogna stare attenti anche alla differenza gol, perché la Lazio al momento è terza perché ha incassato troppi gol e quindi questo sarà un altro fattore importante. Però mi sembra che la squadra, da un punto di vista della concentrazione, è migliorato tanto. Sarri sta, secondo me, vedendo i miglioramenti, sta rischiando qualcosina in più e la Lazio sta rispondendo presente. Ieri con un altro arbitro questa partita finiva tanto a poco. Non è andata così, fa male, fa molto male, perché è un pareggio che sta strettissimo la Lazio, però bisogna guardare al futuro. Ormai la partita di ieri è andata, bisogna archiviarla e pensare a migliorare la fase difensiva in Europa League e a vincere le prossime due partite.